Premier incaricato Cottarelli, sono emerse possibilità di un governo politico, attendo stamattina l'incontro informale al Quirinale con il presidente Mattarella. Salvini, si torni al voto ma non a luglio, non ostacoleremo soluzioni di emergenza, Di Maio o si riparte da Conte o voto subito il PD, appoggio a Mattarella o subito elezioni. Dopo il tonfo di ieri la borsa di Milano tenta il rimbalzo, indici positivi e spread in calo, intanto l'Ocse rivede al ribasso le stime sul PIL italiano. Aveva ucciso già un'altra persona, l'uomo che ieri a Liegi ha colpito a morte tre persone in strada, la procura definisce la strage un omicidio terroristico. Morì in seguito ad un ricovero forzato, condannato per omicidio colposo un medico e tre vigili che erano intervenuti immobilizzando il giovane in un parco pubblico di Torino. È ufficiale, sono stati spenti i tutor in tutte le autostrade, stop ai dispositivi che rilevano la velocità dopo il contenzioso sul brevetto, ma la polizia assicura e i controlli continueranno. Da domani al cinema End of Justice, il nuovo film interpretato da Denzel Washington, l'attore nei panni di un avvocato, paladino dei diritti civili che cercherà di non tradire i propri ideali e ricercare giustizia e moralità.